Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica, perché saranno 31 i comuni in Abruzzo dove i cittadini saranno domani chiamati alle urne per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Seggi aperti domani dalle ore 7 fino alle ore 23. Grande attenzione a Teramo, l'unico comune capoluogo dove si voterà e nel quale sono ben 7 i candidati sindaco. In generale è proprio la provincia teramana quella con più cittadini al voto, oltre che a Teramo, possibilità di ballottaggio anche a Silvi. TV6 sarà in onda domani sera a partire dalle 22:45 con la diretta elettorale per raccontare in diretta ovviamente i risultati di questa tornata delle amministrative. Nel frattempo facciamo il riepilogo nel servizio di Andrea Costantini. Sono 31 i comuni abruzzesi chiamati al voto domani per l'elezione dei sindaci e i rinnovi dei consigli comunali per un bacino di quasi 175.000 elettori. La provincia maggiormente coinvolta, numeri alla mano, è quella di Teramo, nella quale sono chiamati alle urne i cittadini della città capoluogo e di altri 3 comuni sopra i 10.000 abitanti, Silvi, Alba Adriatica e Atri. Teramo e Silvi sono anche i soli 2 comuni con il doppio turno e dunque con la possibilità di andare al ballottaggio del prossimo 24 giugno tra i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, qualora al primo turno nessuno di loro abbia raggiunto il 50% più uno dei voti. A Teramo è bagarre tra 7 sfidanti. Dopo la brusca chiusura del mandato di Maurizio Brucchi, il centrodestra si ripresenta con l'ex assessore regionale Gian Donato Morra, appoggiato da 6 liste, tra cui Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Gattiana Futuro In. Sempre sul fronte di ispirazione centrodestra, in corsa un altro ex assessore regionale, Mauro Di Dalmazio, liste al Centro per Teramo e Azione Politica, e Alberto Covelli, Popolari con Teramo e Abruzzo Insieme. I 5 Stelle lanciano la loro sfida per Palazzo di Città con Cristiano Rocchetti. Sull'area di centrosinistra vi sono Gian Guido D'Alberto, che ha l'appoggio ufficiale del PD e delle altre liste Insieme Possiamo, Teramo 3.0 e Teramo Vive. Giovanni Cavallari, candidato sindaco per la lista Bella Teramo, e Paola Cardelli, candidata della Sinistra per Teramo. A Silvi invece sono 4 gli sfidanti. Ci riprova Francesco Comignani del centro-sinistra, il cui mandato si è concluso ad aprile dell'anno scorso, quando la metà più uno dei consiglieri comunali protocollarono le dimissioni, facendo decadere l'amministrazione che era a metà del suo percorso. Ad appoggiarlo 3 liste, Democratici per Silvi, Silvi Ripartiamo e Obiettivo Silvi. Volti nuovi sono quelli di Andrea Scordella e Simona Stolfi. Scordella rappresenta il rinnovamento del centrodestra Silvarolo, che affronta compatto la sfida con le 3 liste di riferimento, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, più la civica Idea. Astolfi è la candidata del Movimento 5 Stelle, che punta al colpaccio se i risultati delle comunali non si discosteranno tanto da quelli eclatanti delle politiche del 4 marzo. Antonio Del Vecchio è il candidato della sinistra, con le liste Silvi in Comune e Giovani in Comune. Sfida l'ultimo voto ad Atri ed Alba Adriatica. Nel comune ducale il centrodestra punta alla riconferma e dopo i 2 mandati di Gabriele Astolfi si affida al vice sindaco uscente Pier Giorgio Ferretti, che dovrà guardarsi dall'assalto del centro-sinistra che schiera Ugo Giuliani e del Movimento 5 Stelle che propone Massimiliano Concetti. In piena corsa anche la lista Atri Civica con Gianmarco Marcone. Ad Alba Adriatica non ci sarà mandato bis per l'uscente Tonia Piccioni. Sfida a 4 tra Giuliano De Bernardinis, Antonietta Casciotti, Gabriele Viviani e Remo Saccomandi. Così come sfida a 4 sarà a Montorio Alvomano tra l'ex vice sindaco Andrea Guizzetti, l'ex assessore della giunta di Giambattista Marco Citerei e poi Ennio Facciolini e Riccardo Panzone. Si vota anche a Notaresco, Civitella del Tronto, Nereto, Controguerra e Castilenti. La seconda provincia più rappresentata è Pescara, il comune più popoloso Cepagatti, dove concorrono in 4 Domenico Di Meo, Daniele Fiucci, Gino Cantò e Claudio Orsini. A Loreto, Pianella e Bussi sul Tirino gli uscenti puntano al bis. A Pianella Sandro Marinelli se la vedrà con Gianni Filippone e Federica Fedele. A Loreto Aprutino Gabriele Starinieri sarà sfidato da Remo Giovannetti e Antonello Delle Monache. A
Bussi sul Tirino, Salvatore La Gatta andrà al testa a testa con l'ex presidente della provincia di Pescara, Pino De Dominicis. Si vota anche a San Valentino in Abruzzo Citeriore, Nocciano, Rocca Morice, Pietranico e Turri Valignani, comuni marginali dal punto di vista della popolazione nelle province dell'Aquila, 7 amministrazioni da rinnovare, la più popolosa San Benedetto dei Marsi con quasi 4.000 abitanti, e in quella di Chieti, 5 amministrazioni da rinnovare, Torino di Sangro, Villa Santa Maria, Frisa, Pizzoferrato e Fallo. E dunque saranno 31 i comuni al voto. Io vi ricordo domani sera a partire dalle 22:45 la nostra diretta elettorale tutta dedicata al voto delle amministrative, ovviamente in diretta da Teramo, l'unico comune capoluogo in Abruzzo che rinnova il Consiglio Comunale e il Sindaco, ma collegamenti in diretta anche con Silvi e Atri e anche collegamenti con l'area Vestina. Dunque appuntamento domani sera su TV6 alle ore 22:45. Con la nostra diretta elettorale. Cambiamo argomento adesso. Si è svolta ieri l'ultima udienza in corte d'assise a Lanciano del processo che vede imputata la 50enne Carmela Giuliano per presunti maltrattamenti nei confronti di anziani che erano ospitati in una casa di riposo a Vasto. Nella requisitoria il PM ha chiesto 7 anni di reclusione nei confronti della donna titolare della struttura. Vediamo. 7 anni di reclusione per maltrattamenti agli anziani, abbandono di incapace, percosse ed evento morte dell'80enne Luigi Molino, che all'epoca venne ricoverato in ospedale. Battute finali per il processo in corte d'assise a Lanciano, che vede imputata Carmela Guglielmo, 50 anni, titolare della casa di riposo Arcobaleno di Vasto, arrestata il 21 luglio 2016 nell'ambito dell'operazione condotta dai carabinieri. Riprese e foto vietate in aula per volontà del presidente di corte Marina Valente. Il pubblico ministero Gabriella De Lucia ha illustrato le accuse con la proiezione di 11 video di intercettazioni ambientali all'interno della struttura. La pubblica accusa ha evidenziato vessazioni fisiche e psicologiche messe in atto dall'imputata nei confronti degli anziani ospiti. Oltre a episodi di aggressione con percosse nei confronti di alcuni anziani, l'imputata deve anche rispondere di non aver garantito agli ospiti la sufficiente alimentazione, assistenza medica e farmacologica. Hanno sostenuto la tesi del PM e richiesto la condanna penale della Guglielmo anche gli avvocati delle tre parti civili per conto dei familiari degli ospiti Luisa Zara, Federico Di Renzo e Carmine Sozio. Dopo 1 ora e mezza di requisitoria, l'arringa durata 3 ore dell'avvocatessa Alessandra Cappa, che ha smontato i 3 capi di imputazione. Il presunto pugno all'occhio del Molino erano congiuntivite, la condotta di abbandono viene superata da analisi che dimostrano la non disidratazione dell'uomo, anche sui maltrattamenti è stata chiesta l'assoluzione. Questa storia, ha detto la difesa, sembra il film Sliding Doors. Viene contestata una condotta di abbandono per l'imputata, un abbandono addirittura al quale sarebbe conseguito un evento morte. Io torno a ripetere, come ho fatto oggi con grande forza, perché ritengo che ci siano delle evidenze scientifiche in questo senso, e cioè che non solo il Molino non era stato abbandonato, ma nella casa famiglia veniva seguito anche diciamo attraverso le cure di un infermiere specialista e di un medico, gli venivano praticate delle flebo e via discorrendo, ma che egli non è mai arrivato, come sostiene il consulente del pubblico ministero, disidratato in ospedale, in quanto le analisi hanno dimostrato che era invece in una condizione opposta rispetto a quella della disidratazione. Andiamo a Pescara adesso, perché l'associazione Pescara Bici esprime la propria contrarietà al progetto del parcheggio estivo nella strada Parco, corredando le convinzioni condivise dal direttivo con i dati dei sondaggi somministrati negli anni 2016 e 2017 tra gli automobilisti che vi hanno parcheggiato nei mesi estivi. Paolo Renzetti. Pescara Bici torna a manifestare la sua contrarietà al parcheggio delle auto nel periodo estivo lungo la strada Parco, ma questa contrarietà è suffragata da un sondaggio che era stato fatto da Pescara Parcheggi lo scorso anno, è vero Presidente? Il Comune ha realizzato, ha somministrato questo questionario gli anni scorsi, quindi 2016 e 2017, a tutti i conducenti delle auto che hanno parcheggiato sulla strada Parco, e escono fuori dei risultati che cozzano, che veramente contraddicono tutte le intenzioni dell'amministrazione, che dice che vuole favorire l'afflusso delle famiglie, ma in realtà
dentro le automobili ci sono in massima parte una o al massimo due persone. Sono tutte persone giovani, ma soprattutto si vorrebbe favorire, secondo l'amministrazione, si vorrebbero favorire le persone che vengono dai colli, quando invece poi da questo questionario si evince che 85 delle 1490 automobili provengono dai colli, quindi è una percentuale assolutamente irrisoria. E peraltro le automobili provengono tutte, sempre secondo il questionario, provengono tutte dal centro di Pescara, eccetto qualcuna da Montesilvano o da Spoltore, per cui non capiamo proprio assolutamente, ma soprattutto siamo contrari ai parcheggi per tutta Pescara, perché i parcheggi portano solo automobili. E se è vero che l'amministrazione ha deliberato attraverso il PUMS, quindi il piano urbano della mobilità sostenibile, l'assoluta diminuzione del 50% delle automobili, l'aumento del trasporto pubblico e quindi anche l'aumento della ciclabilità, non capiamo assolutamente da dove vengano le ragioni del parcheggio sulla strada parco. Ma di questa strada parco secondo voi cosa bisognerà fare in futuro? Non bisogna fare niente, guardatela la strada parco, la usiamo in tantissimi, per cui la strada parco può rimanere com'è, perché è un primo pezzo del leggero passante che immaginiamo e che anche il Comune nei suoi progetti immagina, del leggero passante che attraversa tutta Pescara. Approderà presso nel Consiglio Comunale ad Avezzano la delibera sull'istituzione dell'Urban Center, appena licenziata dalla Giunta. Ne parla il Sindaco Gabriele De Angelis, che ascoltiamo. Parliamo della costituzione dell'Urban Center, la delibera è passata in giunta, sicuramente adesso verrà votata tra le maglie del Consiglio Comunale, il prossimo che avverrà nella città di Avezzano. Ecco, questa è un'altra grande novità dell'amministrazione, ma proprio per la città. L'Urban Center è un organismo importantissimo, fondamentale, perché io di questo sono profondamente convinto, cioè la città ha bisogno di creare una fabbrica delle relazioni, cioè noi dobbiamo riportare le persone a confrontarsi e non c'è uno spazio più adeguato di questo Urban Center, che sarà l'agorà della città, la casa di tutte le associazioni. Cerchiamo di togliere le persone da Facebook, dove a volte si commentano a vicenda e rimangono sempre a un livello molto superficiale, ma anche per mancanza della conoscenza specifica dell'argomento, e portiamoli all'incontro a confrontarsi, soprattutto sui grandi temi della città: Avezzano Città Giardino, pista ciclabile sì o no, l'Università di Teramo, rilanciarla oppure no. Insomma, ci sono temi importanti che potrebbero far parte del cambiamento strutturale in una visione prospettica di questa città. Vanno affrontati guardandosi negli occhi. Mi verrebbe da dire temi prioritari come magari il mercato, che potrà subire delle variazioni. Perché no? Anche il mercato. Il mercato, abbiamo un problema enorme, è un problema di sicurezza, in base alla direttiva Gabrielli, l'ultima recente, che sta facendo ripensare a tutti come organizzare gli eventi. Noi purtroppo dobbiamo trovare una soluzione alternativa al mercato così come è oggi, e quindi i consiglieri di maggioranza insieme a quelli di minoranza, che rappresentano tutta quanta la città, stanno lavorando su due o tre ipotesi per poter spostare questo mercato, renderlo comunque sempre attrattivo, soddisfare gli ambulanti che lo organizzano. Ci stanno lavorando, io penso nel giro di una settimana, 10 giorni troveranno la soluzione. Pescara Tutela e Archeo Club chiedono di ridar luce alla Fonte Borea. Il Comitato Pescara Tutela ha tenuto questa mattina una conferenza stampa dinanzi la Fonte Borea per presentare questa iniziativa. Vediamo. Di Biase, si parla della Fonte Borea, siamo proprio dinanzi quella che era la Fonte Borea, oggi coperta da erbacce, da arbusti. Qual è l'oggetto di questa conferenza? Siamo giunti ormai a una considerazione incredibile, una fonte individuata nel 2013 durante i lavori del rifacimento della strada Fonte Borea Colle del Telegrafo, venne alla luce la fonte di origine medievale, che era veramente incredibile, un gioiello per la nostra città.
oggi poi è stato con i lavori, è stato quasi del tutto seppellito dall'asfalto e adesso è totalmente dimenticato e non si vede più. Non possiamo essere così distratti in questa città, io lo dico sempre, noi non abbiamo grandi elementi che ricostruiscono la nostra storia, ma quando capita un elemento di questo genere che dà il senso della medievalità di questo posto, non possiamo trascurarlo in questo modo. Quindi noi chiediamo l'immediato ripristino della condizione preesistente, anche con la rottura della strada e la deviazione di 5 metri dalla strada, per fare in modo che questa fonte venga totalmente recuperata. De Colibus, cosa chiedete per quanto concerne questo monumento, questa fonte chiamata Fonte Borea? Di mettere in luce questa fontana che è veramente straordinaria e monumentale. Questo bisogna farlo, secondo noi, abbastanza presto, perché più tempo passa, più l'abbandono cui è stata lasciata creerà dei danni, forse irreversibili. Già dei danni irreversibili, a mio avviso, sono stati commessi al momento del secondo cantiere, quando è stata spartata molta terra nella parte retrostante della bocca della fontana che non doveva essere asportata. Comunque bisognerà fare un progetto importante, fatto bene, trovare dei fondi per restauro e procedere rapidamente a questa operazione, perché ripeto, più tempo passa e più i danni diventano irreversibili. Quanto risale questa fonte? Ma l'origine potrebbe essere molto antica, molto antica. Più su c'è appunto la necropoli con le pietre e certamente epoca medievale possiamo, però c'è Giovanni Damiani, per esempio, che è uno studioso di fonti antiche, ipotizza un'origine ancora più antica, avendo questa forma un po' circolare della struttura. L'amministrazione comunale di Tagliacozzo sta puntando su pulizia e decoro urbano. Numerosi i controlli e da ieri in atto la bonifica del territorio in località Sorbo, dove da anni vengono gettati rifiuti di ogni tipo. Vediamo. Beh, l'intervento è molto importante perché pulisce un tratto di fiume che raccoglie le acque di scolo di tutto il circondario, che poi con altri piccoli canali vanno a finire nel fiume Mele, no? E quindi la pulizia è necessaria, anche perché questa è una zona che si trova sulla passeggiata dei Briganti, è una zona importante perché ci fanno mountain bike, ci vengono a passeggio. Dopo 2 anni seduti a tavolino con il nuovo bilancio approvato da noi, abbiamo messo dei soldi su un capitolo specifico, ci siamo accordati con Segen, abbiamo concordato lo smaltimento di questi rifiuti, il taglio del legno e le canne d'amianto, perché c'era guaina, ci sono le gomme, è una cosa che ci costa parecchio, però dobbiamo anche dire che il primo punto del nostro programma elettorale era il decoro e la pulizia del paese. Dal punto di vista di questi illeciti ambientali, quali sono le misure che sempre l'amministrazione, diciamo, sta adottando fino a questo momento? Allora, sempre in accordo con i carabinieri forestali, successivamente qui alla bonifica verranno reinstallate delle fototrappole, ma non solo qui ma anche su altre parti del territorio comunale tagliacozzano, però ecco, c'è la massima riservatezza sui punti perché se ne occupa i carabinieri forestali di Tagliacozzo. Ulteriori controlli li stiamo portando avanti con i vigili urbani che quotidianamente pattugliano il territorio per cercare di individuare i responsabili che abbandonano, ma dal sacchetto con i rifiuti di casa ai rifiuti più ingombranti. Vorrei ringraziare innanzitutto Segen, perché sta conducendo un lavoro a Tagliacozzo importantissimo e soprattutto la squadra di Tagliacozzo che in pochissimo tempo, nelle ultime settimane, hanno ripulito sia Tagliacozzo sia tutte le frazioni del nostro comune. Andiamo all'Aquila adesso, perché le giovanili della Roma nel capoluogo per ricordare la figura di Italo Foschi, fondatore della società giallorossa. Sul terreno di gioco sono sfidate le squadre dei giovanissimi di Roma e dell'Aquila. Una giornata anche all'insegna della solidarietà. Vediamo. Una giornata molto importante di sport e amicizia. La squadra dei giovanissimi dell'Aquila, insieme a quella della Roma, ha voluto disputare questa partita devolvendo tutto il ricavato all'associazione aquilana L'Aquila per la Vita, in occasione della prima edizione del torneo Italo Foschi.
L'Aquila per la Vita, associazione ormai molto conosciuta in città, è sempre vicina ai malati oncologici e ha un'equipe ben organizzata e riesce a dare un grande supporto medico e psicologico a tutti i pazienti. Molte le attività di beneficenza che supportano l'Aquila per la Vita e il torneo Italo Foschi è stato proprio un esempio di questi. Siamo riusciti a cogliere l'obiettivo, uno, ricordare la figura di Italo Foschi, che comunque è riuscito con grandissima volontà a fondare la Roma, la S Roma, e quindi questo è, c'è un ricordo personale di mio padre, che era il nipote prediletto, e per me personalmente è una soddisfazione, perché essendo aquilano è un'occasione per stare insieme, per portare il nome dell'Aquila, per fare giocare i ragazzi dell'Aquila. E insomma, ancora non abbiamo smaltito questo benedetto 6 aprile, iniziamo a reagire. Il presidente Zingarelli, Riccardo, siamo amici da una vita, quando ci ha proposto di essere i destinatari, ovviamente siamo stati orgogliosi innanzitutto, perché ci sentiamo parte di una comunità di grande sensibilità, e la giornata di oggi lo dimostra in maniera compiuta. E io simbolicamente voglio donare un pezzo di cuore dell'Aquila per la Vita al nostro presidente, al mio amico Riccardo e al presidente del Roma Club. Questa è la nostra mattonella. La facciamo vedere. Beh, grazie. Normalmente. I giovanissimi della Roma hanno poi avuto anche la possibilità di visitare la città dell'Aquila e il maestoso museo del primo presidente giallorosso. L'intenzione del Roma Club L'Aquila è di continuare nei prossimi anni questa importante manifestazione, che ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati di calcio. Il primo trofeo Italo Foschi doveva essere una giornata di festa, una giornata di sport, una giornata di giovani, e ci è riuscito, penso, pienamente, con molto molto merito di chi ha voluto rispondere, perché fra altre cose tutto l'incasso verrà devoluto in beneficenza all'Aquila per la Vita. E questo servizio ci introduce di fatto alla pagina dello sport. Partiamo dalla Serie B, dal Pescara. Stefano Pettinari è l'uomo mercato nel settore avanzato del Delfino. In questa settimana si è fatto forte infatti il pressing del neopromosso Lecce. Il reparto d'attacco dunque sarà rinnovato. Tra gli obiettivi del Delfino ci sono Federico Melchiorri, per lui si tratterebbe di un ritorno, e Federico Bonazzoli. Andrea Costantini. Un reparto che prometteva scintille, ma alla fine la produzione dell'attacco del Pescara è stata ben al di sotto delle attese, che erano alte con Zeman in panchina. Ganz è stato il flop, mentre la sorpresa in positivo è stata rappresentata da Pettinari, che ha segnato 13 reti, miglior marcatore stagionale del Delfino, anche se la distribuzione dei gol è stata molto irregolare: 6 nelle prime 3 giornate, 12 nelle prime 18, appena 1 nelle successive 24. Comunque un rendimento, anche per impegno, corsa, abnegazione, assistenza ai compagni, che gli ha permesso di essere notato da club di A e di B. In particolare il neopromosso Lecce, il tecnico Fabio Liverani gradirebbe proprio il centravanti Scuola Roma per rinforzare i salentini. Il presidente Sebastiani è pronto alla cessione e chiede 1 milione di euro, ma se la trattativa dovesse andare avanti si potrebbe chiudere un po' meno, anche perché il contratto di Pettinari scade tra un anno. Il Pescara può monetizzare, altrimenti dovrebbe prolungare il contratto con il giocatore per non perderlo a zero, ma una rinegoziazione rischia di essere insidiosa. Tra un anno scadrà anche il contratto di Andrea Cocco, che quest'anno non ha mai trovato spazio per il rilancio dopo aver recuperato dall'infortunio. Molto difficile possa far parte del prossimo progetto tecnico, del quale non farà sicuramente parte Pierluigi Cappelluzzo, che tornerà al Verona, visto che il Pescara non sembra intenzionato a esercitare il riscatto. Tanti altri i giocatori destinati a tornare alle rispettive società di appartenenza: Jaime Baez alla Fiorentina, Filippo Falco al Bologna, Kevin Arthur Yamga al Chievo. Anche in questo caso non sarà esercitato il riscatto. Come detto ieri, il Pescara vorrebbe trattenere il gioiellino Cristian Capone, ma sarà molto difficile
difficile. Il giocatore rientrerà all'Atalanta e su di lui c'è già il forte pressing del Benevento, del neotecnico Cristian Bucchi, ma il talento dell'esterno dell'Under 19 non ha lasciato indifferenti anche dei club di Serie A e il patron orobico Percassi potrebbe girare capone proprio ad una squadra della massima serie. Al netto di Pettinari resteranno Mancuso, in prestito dalla Juventus, e Cristian Bonino, che è di proprietà del Delfino. Le principali alternative per il dopo Pettinari si chiamano Federico Melchiorri e Federico Bonazzoli. Per il primo si tratterebbe di un ritorno dopo la stagione 2014-2015. C'è però un grosso scoglio. Melchiorri ha giocato a Carpi dallo scorso gennaio e la società emiliana sembra intenzionata a riscattarlo. Se ne saprà di più tra una decina di giorni, quando ci sarà la parentesi dedicata all'esercizio di questa opzione, 18-20 giugno. Federico Bonazzoli è stato già giocatore del DS Leone a Lanciano. Il calciatore di proprietà della Sampdoria, cui è legato fino a giugno 2021, cerca la stagione della esplosione dopo la deludente annata alla SPAL. 11 presenze, solo 2 da titolare e 0 gol. Da notare anche la situazione particolare di uno degli idoli della tifoseria biancazzurra, il sindaco Marco Sansovini, 38 primavere e un terzo e ultimo anno di contratto in arrivo. Dopo i prestiti a Teramo e Fermo, qualcuno sogna una sua ultima stagione in biancazzurro di commiato, ma questa resterà una suggestione, salvo colpi di scena. E in Serie C invece, per capire che tipo di mercato farà il Teramo, bisognerà vedere come evolveranno le situazioni societarie in casa biancorossa. Sullo sfondo rimane la figura di Gilberto Candeloro, che sarebbe intenzionato a rilevare una parte del Teramo, anche se nelle ultime settimane da parte sua c'è stata una maggiore freddezza. Vediamo. Ancora calma apparente in casa Teramo dopo la scelta dell'allenatore. Lo staff tecnico va completandosi con Edmondo De Amicis, che sarà il vice di Zichella, e Oliverio, preparatore dei portieri. Conferma anche per Daniel Perazzolo come preparatore atletico. Da adesso in poi però si comincia a lavorare sulla squadra, anche se le questioni societarie rimangono sullo sfondo come una probabilità, seppur non proprio attuale. Perché non è un mistero che Campitelli voglia cercare altre persone che lo affianchino nell'avventura in biancorosso dopo un decennio al timone. L'incremento della quota di Luigi Di Battista non risolve certo i problemi, e così riaffiora puntuale il nome di Gilberto Candeloro. Il padrone del Francavilla però appare tiepido rispetto a questa possibilità. Di fatto oggi un accordo Campitelli lo avvallerebbe subito, ma i contatti sono stati congelati a primavera e non sono mai più ripresi. C'era stata anche la possibilità di riaprire qualche discorso qualche settimana fa, anche se la sensazione è che per il momento a Candeloro il Teramo interessi anche, ma a determinate condizioni. È chiaro che in questa situazione le possibilità di operare sul mercato giocatori verranno certamente limitate. Proverà con i prestiti e la Pescara certamente il partner privilegiato del diavolo per via della vicinanza, questa sì molto stretta, tra Campitelli e Sebastiani. Ma in questi giorni il direttore sportivo Sandro Federico sta osservando le finali primavera, anche se è molto complicato provare ad accaparrarsi i talenti delle big. Bisognerà lavorare di fantasia, come l'anno scorso, considerando il budget, che se non cambiano le cose sarà oggettivamente limitato. Ma le sorprese sono ancora possibili, in attesa di iniziare ad operare. Il Teramo spera di avere davanti Luca Di Renzo e poi di monetizzare risparmiando sugli ingaggi dei giocatori che ha sotto contratto. E in Serie D le squadre più attive finora sul mercato sono Avezzano e Francavilla, due formazioni che hanno già ufficializzato i propri allenatori. Le altre squadre abruzzesi invece sono ancora in attesa di piazzare i primi colpi. In Serie D l'Avezzano è la società decisamente più attiva tra le abruzzesi. Sodalizio biancoverde, infatti, dopo le conferme di Giampaolo, Cerone, Bisegna, Menna, Fanti e fratelli Besana, trova l'accordo per proseguire anche con Lorenzo Di Curzio. L'attaccante era tornato nel mercato invernale nella Marsica, anche se la seconda esperienza non era stata a livello di quella della stagione 2015-2016, quando mise a segno 9 reti in 17 partite. Stavolta le cose sono andate meno bene, ma è per questo che la società del presidente Paris e il direttore sportivo Iacovitti scommettono sulla voglia di rilancio della punta. L'altra squadra che si sta muovendo già con ottimi colpi di mercato è il Francavilla. La formazione del neotecnico Paolo Recchini ha già ufficializzato l'acquisto del difensore 95 Bosco, di Claudio Cafiero, ex L'Aquila, e della punta Andrea Cicerello, classe 96, e che ha avuto già esperienze importanti nei settori giovanili di Napoli e Lecce. Sul fronte L'Aquila invece, prima sostanziale frenata nella trattativa con l'imprenditore romano Gianluca Ius, anzi, come riporta il quotidiano Il Messaggero, pare sia pronto anche un piano B da parte del comune qualora si arrivasse ad una rottura. Nel frattempo l'ex allenatore dei rossoblu Pier Francesco Battistini si è accasato al Gavorrano, appena retrocesso nella quarta serie dopo il play-out perso con il Cuneo.
Dopo aver confermato a Mauro, il Pineto attende ancora qualche giorno prima di ricominciare a disegnare la squadra che verrà. In difesa rimarrà il capitano Marco Pomante. Davanti può partire Ciarcelluti dopo l'ottima annata disputata. Così come da categorie superiori potrebbero bussare alla porta del presidente Brocco per il gioiellino difensivo Riccardo Della Quercia. A Giulianova si attende ancora l'ufficialità dell'allenatore. Dopo l'ingresso di Peppe De Cecco in qualità di sponsor, dovrebbe essere Guido Di Fabio a guidare i giallorossi nella prossima stagione. Il tecnico che ha guidato il Martinsicuro piace, come non è un segreto che sia stato il primo e quasi unico pensiero del presidente Bartolini. A San Nicolò invece andrà Pasqualino Di Serafino nella sempre più scontata fusione con la Virtus Teramo. Il direttore sportivo sarà Francesco Micciola, di ritorno dalla Vastese. Il suo posto dietro la scrivania aragonese è stato preso infatti da Ferdinando Ruffini, che ha appena acquistato il difensore del Duca, classe 91, nell'ultima stagione a Campobasso. In via di definizione le conferme dei vastesi Stivaletta, Iarocci e Fiore. Il sogno del neotecnico Palladini è Giordano Napolano. In attacco è stato sondato l'ex biancorosso Prisco per il ruolo di attaccante. Sarebbe un ritorno per lui. Per ora si tratta però solo di un sondaggio. Altri nomi sono sul taccuino di Ruffini, anche se i sogni proibiti rimangono Olcese e Palumbo. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.